Cari amici, in quante vesti voi mi avete visto? Nella veste di direttore generale, certo, di gestore di ospedali, sicuramente, ma mi avete visto anche sotto l'aspetto culturale, partecipo a molti convegni scientifici, tengo lezioni. Allora uno potrà domandarsi, ma perché tutto questo? Perché c'è una grande azione da fare sulla formazione, anche dei medici, non solo formazione generale per tutte le persone che come voi adesso mi state ad ascoltare, ma soprattutto per i nostri colleghi medici. Perché? Vedete, la medicina, quella che abbiamo studiato nelle nostre facoltà italiane di medicina, di tutte le università, ha un denominatore comune, che è giustamente tutto l'aspetto biochimico che avviene nell'organismo umano. Quando noi mangiamo succedono delle reazioni, quando noi prendiamo integratori succedono reazioni, quando noi prendiamo un farmaco succedono delle reazioni diverse e il farmaco dovrebbe andare a compensare reazioni che sono errate, quindi a riportarle nella condizione. Guardate, io adesso però ho in mano un oggetto, è un telefono, voi lo conoscete tutti, ma non parlerò del telefono e delle comunicazioni, delle onde elettromagnetiche, parlerò semplicemente del fatto che io ho un oggetto in mano e vedete che io lo sostengo, no? Ecco, perché se decido di non sostenerlo e lascio la mano, l'oggetto cade per terra, giustamente. Ma vorrei soffermarmi sul fatto che questo oggetto che io ho in mano, che ha il peso, e ve l'ho dimostrato, è caduto sul tavolo, è caduto per terra, certo c'è la forza peso, ovvio, no? Ma questo oggetto che ha peso ha una massa e questo era il concetto della vecchia fisica. Arrivo, non pensate che stia deviando, ma nell'inizio del Novecento, quindi parlo di un secolo e un pochettino fa, ci sono stati uomini di grande importanza che hanno preso il Nobel, che hanno lavorato sul concetto di massa dell'oggetto che io tengo in mano. E che cosa hanno detto? Hanno detto che è vero che la massa di un oggetto è legata al peso, e ve l'ho dimostrato. Ma hanno dimostrato una cosa essenziale, che la massa è una forma di energia. Qui rimango quasi anch'io a bocca chiusa. Sto pensando, ma come? La massa di questo oggetto rappresenta una forma di energia. Sì, allora l'energia che io non vedo, non sento, non capto, non fiuto, non ha sapore l'energia. Può essere vista come forma di questo oggetto? La risposta è sì. Allora ritorno a fare il medico. E quindi faccio formazione. E quindi voglio chiarire, a voi tutti voglio chiarire. Ma se io allora al posto di avere in mano questo oggetto, ipotizzassi di prendere in mano il mio fegato, il vostro fegato, e al di là del fatto che faccio il medico, quindi lo palpo, al di là del fatto che se ho sospetti vi faccio fare un'ecografia, ma guardatelo qui in mezzo alle mie mani, questo fegato ha massa fegato, quindi me l'ha detto Einstein, me l'ha detto gli uomini che hanno preso il Nobel dell'inizio del Novecento, ma capisco che in effetti c'è la massa del fegato, ma c'è l'energia sotto tesa al fegato, ovvero l'energia sottesa al fegato si esprime attraverso un'onda caratteristica con la frequenza del fegato. E quindi se io prendo il pancreas, anche quella ha una massa diversa e a questo punto vuol dire che ha un'energia diversa, ha un'onda diversa e quindi una frequenza diversa. E così per tutti gli organi. E allora voi capite bene, formazione. Perché? Perché io vi sto esprimendo un concetto diverso. È vero tutto quello che ho imparato a medicina
come rapporti biochimici, ma io sto introducendo un concetto molto diverso, molto rivoluzionario, in cui faccio capire che le nostre masse, tutte le masse, tutte, sottolineo tutte, e sono caratterizzate da un concetto di energia, ovvero da un concetto d'onda, ovvero da un concetto di frequenza. Ecco allora lo spettro di frequenza, che è uno dei miei temi. E come faccio a rilevarlo? Ci sono strumenti in grado di farlo, ma ci sono anche strumenti, badate bene, semplici, poco costosi, che sono in grado di captare lo spettro di frequenza che arriva dal vostro capello, dal vostro bulbo del capello. E voi capite bene che questa è una cosa eccezionale. Perché? Perché in questo modo, finalmente, io medico, voi medici, voi pazienti, potreste avere in tempi rapidissimi la fotografia della vostra situazione, del vostro vissuto, del vostro passato e quali sono i rischi ai quali voi potete andare incontro. E questo è indubbio che diventa una cosa essenziale per un medico. Perché? È il medico che stabilisce la diagnosi, ovvio, non può essere uno strumento che dice al medico qual è la diagnosi. Quando mai? Il medico fa il medico ti visita, il medico ti palpa, il medico ti misura la pressione, il medico ti interroga e poi deve fare la somma di tutti gli elementi che non sono solo quelli che voi dite, ma sono gli elementi strumentali, compreso l'analizzazione del vostro spettro di frequenza. E allora vedete, è giusto che noi continuiamo a fare formazione, perché è la formazione che ci permetterà di andare avanti, di progredire. L'università, chi lo mette in dubbio, è sacrosanta, non vogliamo certo entrare a fare concorrenza. Vogliamo far capire ai nostri colleghi medici che c'è un pezzo in più legato ad una disciplina che si chiama fisica quantistica.